Amici di YouTube, ben trovati in questo nuovo video. Oggi parleremo delle uscite di Diabolik in edicola di luglio 2022. Infatti, proprio questa mattina è uscito il numero 905 della collana principale Diamanti nei Diamanti. In copertina si vede in primo piano la mano di uno scheletro e dietro c'è Diabolik. Mentre nel retrocopertina abbiamo Vanessa. È una bellissima storia con una bellissima sceneggiatura. Il soggetto è di Mario Gomboli e Tito Faraci, con la collaborazione di Antonio Palmas, la sceneggiatura di Tito Faraci e i disegni sono di Stefano Santoro, mentre la copertina è di Matteo Buffagni. I disegni sono molto belli, molto chiari e decisi. La trama mi è piaciuta molto, con una bellissima sceneggiatura. Vi faccio vedere alcune tavole. Vediamo un po' la trama. Dopo tanti anni, una frana porta alla luce il cadavere di un assassinato. Infatti, quello che si vede in copertina. Eva ne è incuriosita e questo l'omicida non può immaginarlo, come non può sospettare che Diabolik sia sulle sue tracce. Lo scoprirà troppo tardi. Una curiosità: fino al mese scorso Diabolik costava 2,80 €. Adesso c'è un piccolo aumento di 20 centesimi, quindi il prezzo è di 3 euro. La casa editrice Astorina, per non farci pesare questa cosa, ha messo questa bellissima spilla con gli occhi di Diabolik. Questo logo sarà messo in tutti gli inediti di luglio, mentre nelle ristampe ci saranno lo stesso altre spille con soggetti diversi. Infatti la spilla stava in questa piccola confezione e io l'ho tolta per farla vedere. Bene, allora mentre il 10 luglio ci sarà la ristampa di In volo verso la morte. Questo è il numero 733, uscito per la prima volta il 1 marzo del 2008, quindi dopo 14 anni lo troviamo nella ristampa R con la costolina bianca. Questo è l'originale, quindi è colorato. In volo verso la morte, in copertina c'è un aereo in primo piano e dietro c'è Diabolik, mentre nel retro abbiamo Sara. Poi il 20 luglio ci sarà la ristampa Swiss con la costolina nera del fumetto Qualcuno è arrivato prima. In copertina si vede Diabolik che sta entrando in un covo di una banca e ci sono delle cassette di sicurezza scassinate. Infatti il titolo dice appunto Qualcuno è arrivato prima. Nel retrocopertina c'è Lidia. Questo è il numero 338 della collana principale, quindi lo troveremo il 20 luglio nella ristampa Swiss. Poi a giugno, il 10 giugno, è uscito Diabolik Magnum, ma su Diabolik Magnum voglio fare un video a parte perché merita qualche minuto in più proprio per raccontare le 5 storie che sono incluse in questo volume. Infatti sono oltre 600 pagine di fumetti. E poi ci sono anche molti redazionali dedicati ai 100 anni della nascita di Angela Giussani. Poi ancora martedì scorso, riguardo la collana anastatica, abbiamo trovato l'uscita numero 78 con il fumetto Colpo di miliardi. Mentre martedì prossimo ci sarà l'uscita numero 79, Oro insanguinato. Bene amici, se questo video vi è piaciuto mettete un like, fate pure i vostri commenti
Nicola Corvino augura a tutti una buona serata e una buona settimana. È un bellissimo mese di luglio. Speriamo non sia troppo caldo come quello di giugno. Ciao a tutti.